Buonasera a tutti, oggi è stata una giornata intensa di lavoro con tutti i ministri, abbiamo avuto un consiglio dei ministri che ha, dopo una breve interruzione ha ripreso i lavori, avevamo tanto da deliberare nell'interesse degli italiani. Vi annuncio, con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese che siano piccole, medie grandi, 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export, è una potenza di fuoco, io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese, è una cifra enorme che andrà sia a beneficio come dicevo, del mercato interno sia del nostro export attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. In particolare potenzieremo lo strumento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. E poi aggiungiamo anche il finanziamento dello Stato attraverso SACE, una società che è e rimarrà nel perimetro di Cassa, Depositi e Prestiti, per potenziare lo strumento, questo strumento sempre a beneficio anche delle piccole imprese, ma soprattutto delle medie e delle grandi. Abbiamo adottato adesso i ministri che sono qui con me poi ci riassumeranno le varie misure. Abbiamo anche varato importanti misure fiscali con sospensione di vari pagamenti, di ritenute e contributi anche per i mesi di aprile, per i mesi di maggio. Abbiamo adottato uno strumento, l'avevamo annunciato e lo abbiamo appena fatto. Abbiamo dotato il Paese di uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attività di un minimo rilievo strategico nel nostro Paese, imponendo anche, nuovi, imponendo anche nuovi obblighi di trasparenza finanziaria. In particolare abbiamo potenziato lo strumento che tecnicamente si chiama della Golden Power. Attraverso di esso noi potremo quindi controllare quelle che sono operazioni societarie e scalate eventualmente ostili. Non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche, della, delle, della difesa, ma anche estenderemo il raggio di azione ai settori finanziario, creditizio, assicurativo, all'energia, trasporti, acqua, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cibersicurezza. Quindi, tutti questi settori saranno presidiati da questo strumento che ci consentirà. Per quanto riguarda le operazioni infraeuropee all'interno dell'Unione Europea, di intervenire nel caso vi siano scalate e partecipazioni, acquisizioni dirette a controllare gli asset, questi asset, oppure nella dimensione europea, potenziamo anche questo strumento, potremo intervenire quando ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10%. Abbiamo fatto anche molto altro. Abbiamo anche un approvato una norma, un decreto per la scuola di cui ci parlerà poi la ministra Azzolina. Io quello che posso dire è che confermo, in questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei, tutti tengono a esprimere solidarietà, sostegno al nostro Paese, quindi vi dovrei trasmettere la solidarietà di un lungo elenco di leader di tanti Paesi che ci sono vicini. Tutti esprimono l'ammirazione, per la forza, la resilienza del nostro Paese. E ve lo posso dire, è uno scambio continuo di informazioni dove ci chiedono molto spesso le caratteristiche del nostro modello Italia ed esprimo un apprezzamento per il nostro operato. Agli italiani tutti che ci ascoltano, voglio dire, state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto, sono assolutamente fiducioso, raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato, tutto finito, ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme per l'Italia. Posso dire che essere italiani lo stiamo imparando ancora di più adesso in questo periodo di difficoltà. Significa essere coraggiosi, essere solidali, essere determinati e coesi. Significa servire. Lo Stato con orgoglio, dedizione, passione, con grande sacrificio e il pensiero va sempre a tutte le migliaia e migliaia di donne e di uomini che ogni giorno stanno lavorando in prima linea per noi. Parlo dei medici, infermieri, personale sanitario, personale appartenente alle Forze Armate, parlo delle Forze Armate, vigili del fuoco, della protezione civile e tantissimi altri che non, posso, non potrei qui citare tutti insieme. Sono giorni anche particolari perché ci avviciniamo a una festività a noi molto cara, a una festività che è radicata nella nostra tradizione religiosa ma anche laica. È una festa di particolare che ci porta gioia, ci porta giorni lieti, li vivremo a casa. Sarebbe irresponsabile andare in giro, sarebbe responsabile pensare di allentare questa, questo senso di responsabilità questo, questa fiducia che abbiamo verso una fuoriuscita e verso il rispetto delle regole. Passa, Pasqua significa, lo sanno bene i cristiani, passaggio e il passaggio è anche il riscatto dalla schiavitù all'Egitto e noi speriamo che la Pasqua possa portarci anche questo riscatto, questa libertà che cercheremo di vivere per chi ovviamente ha una fede religiosa. Con, eh, nella consapevolezza che è un passaggio dal peccato alla redenzione tramite il sacrificio di Cristo, per chi ha una visione più laica, però speriamo che sia il passaggio verso una prospettiva ovviamente migliore, in cui inizieremo a vedere una prospettiva di completo riscatto. Siamo fiduciosi, grazie per l'attenzione, darei la parola al ministro Gualtieri che così ci illustrerà le norme del decreto. Poi, il Ministro Patonelli e infine la Ministra Zolina sulla scuola. Grazie Presidente. Eh, buonasera, con questo decreto noi eh, realizziamo un intervento senza precedenti a sostegno della liquidità per il sistema produttivo. Eh, mettiamo in campo 200 miliardi di garanzie per prestiti eh, fino al 90% garantiti dallo Stato. Per imprese eh, di tutti i tipi, senza limiti di fatturato, eh, i prestiti garantiti dallo Stato eh, copriranno, potranno arrivare fino al 25% del fatturato delle imprese o eh, al doppio del costo del personale. Saranno, le garanzie saranno erogate con un sistema molto semplice, diretto, eh, al sistema bancario eh, attraverso la società SACE. Le condizioni saranno molto chiare, semplici e ci saranno alcune condizionalità limitate, tra cui quella di non poter erogare dividendi nel corso dell'anno dalle, dalle società che accederanno a questi prestiti. Eh, questa eh, imponente mobilitazione di risorse pubbliche si aggiunge al potenziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, eh, di cui parlerà eh, il ministro Patuanelli e anche all'ulteriore potenziamento fino a altri 200 miliardi di garanzie sempre attraverso SACE per il potenziamento all'export. Quindi complessivamente con questo decreto e col decreto di marzo precedente, il decreto Cura Italia, noi mobilitiamo fino a 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato, quindi fornendo una garanzia poderosa per preservare il nostro sistema produttivo per aiutarlo ad affrontare questo momento difficile e per potersi rilanciare. È un intervento molto importante che si affianca poi anche a un differimento delle scadenze fiscali attraverso un meccanismo legato al fatturato. Eh, noi per questo intervento poi mobiliteremo risorse col decreto di aprile. Ci saranno 30 miliardi appostati a sostegno di questi 200 miliardi di garanzie dirette eh, a prima richiesta irrevocabili sul bilancio dello Stato e un potenziamento molto significativo del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, per le partite IVA, per i, i lavoratori autonomi di cui parlerà adesso il Ministro Patuanelli. Come ha detto il Presidente, poi ci sono interventi importanti anche sulla normativa fallimentare, sulla Golden Power. Quindi complessivamente un decreto che abbiamo voluto stralciare dal decreto aprile per poter mettere in campo, di spiegare immediatamente questo eh, potente strumento di garanzie per la liquidità e che poi sarà completato con le misure del decreto aprile. Ministro Patronelli. Grazie Presidente. Come ha già parzialmente illustrato il Ministro Gualtieri, eh, il Governo ha inteso... Eh, rispondere a un'esigenza assoluta eh, delle imprese, di tutti i nostri sistemi produttivi, che è quella di poter avere la liquidità. Eh, L'abbiamo fatto attraverso un meccanismo per le grandi imprese con eh, Sace, che ha descritto bene il ministro Gualtieri, ma ovviamente il nostro sistema produttivo è anche fatto di tante piccole eh, partita IVA, eh, tante piccole eh, imprese artigiane, autonomi, professionisti. Eh, per questo mondo eh, delle imprese che hanno meno di 500 dipendenti abbiamo rafforzato uno strumento che le imprese conoscono già e che utilizzano e che utilizzano con l'intermediazione degli istituti bancari, con gli istituti creditizi, è quello del fondo centrale di garanzia. Che portiamo eh, con la possibilità di un prestito fino a 5 milioni di euro con il 90% della garanzia dello Stato. Quindi, per il 90% del prestito, sarà lo Stato a farsi garante, eh, avendo grande fiducia nel nostro tessuto imprenditoriale. Eh, questa fiducia la ricambiamo con. Eh, un 90% di garanzia messa dallo Stato per prestiti fino a 5 milioni. Ovviamente c'è un bisogno immediato anche di liquidità per eh, i più piccoli, per la, la microliquidità che serve all'artigiano, all'idraulico, al commerciante, al professionista. Eh, come dicevo prima, in questo caso abbiamo fatto una misura molto forte, eh, fino a 25.000 euro di prestito. La garanzia dello Stato sarà prestata al 100%, quindi non ci dovrà essere nessuna garanzia da parte dell'artigiano o dell'autonomo. Lo Stato garantisce per quel piccolo imprenditore e la procedura di erogazione del credito sarà immediata e priva di vincoli o di valutazioni di merito di credito o valutazioni andamentali. Abbiamo poi creato un'altra sezione eh, un po' più ampia in cui garantiamo eh, affidamenti fino a 800.000 euro, in questo caso il, la garanzia prestata dallo Stato è del 90% ma si arriva al 100% con la garanzia dei, conf, dei confidi. Anche in questo caso per eh, le stesse categorie eh, di prima che però hanno un'esigenza maggiore di liquidità eh, in, inseriamo all'interno del Fondo Centrale di Garanzia una parte eh, ordinamentale normativa che consente un'erogazione di un prestito di più ampie dimensioni. Eh, crediamo in questo modo di aver fatto eh, con il complesso delle norme approvate oggi in Consiglio dei Ministri eh, un'operazione amplissima, eh, probabilmente la più ampia d'Europa come garanzie prestate dallo Stato per sostenere la liquidità dei nostri imprenditori. È una questione, come ho detto prima, anche di fiducia. Il governo ha grande fiducia nei nostri imprenditori nella capacità che avranno, se sostenuti dal governo, di ripartire dopo questo drammatico movimento, ovviamente drammatico in via principale per questioni sanitarie, ma certamente anche per l'impatto economico che il virus sta avendo sul nostro tessuto produttivo ministra Azzolina sulla scuola che abbiamo deliberato. Grazie presidente. Innanzitutto voglio ringraziare l'intera comunità scolastica per la grande capacità di reazione che ha avuto nelle ultime settimane. Questo decreto rappresenta un po' un paradigma, ci permetterà di terminare quest'anno scolastico e di traghettarci verso il prossimo anno scolastico con una chiarezza Deve essere legata alla didattica a distanza. Una chiarezza definitiva per cui la didattica a distanza non può essere assolutamente considerata uno strumento opzionale in un momento d'emergenza come quello che stiamo vivendo. La didattica a distanza ci sta permettendo di concludere l'anno scolastico e quindi non renderla più opzionale, ma una chiave di volta per il nostro sistema educativo del momento, significa dare dignità a tutti gli insegnanti che hanno fatto tantissimo in queste settimane e agli studenti dignità a tutto il loro lavoro. Quindi li incito a lavorare ancora di più nei due mesi che resteranno da qui alla fine dell'anno scolastico. Come sappiamo questo decreto ha trasformato gli esami di Stato e gli esami della scuola secondaria di primo grado facendo in modo che nessuno fosse lasciato indietro, perché la scuola non può lasciare indietro nessuno nel rispetto massimo dell'articolo 34 della Costituzione, ma anche della libertà di insegnamento dei nostri docenti. Pertanto abbiamo pensato due possibili opzioni che permetteranno di fare degli esami ai nostri studenti secondo i reali apprendimenti che hanno raggiunto anche grazie al lavoro che hanno fatto sulla didattica a distanza. Abbiamo messo l'anno in sicurezza. Ci tengo a sottolineare che non si possa assolutamente parlare di sei politico. Sono categorie storiche vetuste per certi versi. La valutazione di uno studente non è legata ad un freddo voto numerico, ma la valutazione ci serve a far sì che si guardi all'identità personale dello studente, alla crescita, alla maturazione di uno studente che in questo caso guarda ad un periodo complessivo che è di ben cinque anni. E noi abbiamo messo al centro gli studenti. Quindi se ci saranno degli apprendimenti da recuperare, i nostri studenti recupereranno a settembre dell'anno scolastico successivo. Una piccola nota dolente qui. Chiedo io scusa a tutti i precari della scuola a nome del Ministero dell'Istruzione. Non riusciamo ad aggiornare le graduatorie d'istituto, e questo è dovuto a procedure vetuste, a lacune nella digitalizzazione del Paese, in particolar modo anche del mio Ministero. Non riusciamo a eh, portare avanti un milione di domande cartacee raccomandate, ricevute di ritorno e bolli. Chiedo scusa io, a nome di tutti i precari e eh, di chi lavora con me al Ministero dell'Istruzione. Riaggiorneremo l'anno prossimo con una procedura digitalizzata come quella che io avevo voluto nel decreto scuola che era stato approvato a dicembre. Una buona notizia riguarda invece i posti per le assunzioni che daremo su quota 100, è un provvedimento che i precari della scuola volevano da tempo e oggi questo provvedimento arriva. Grazie. Allora, ci sono dei giornalisti video collegati, eh, Augusta Cantelmi dovrebbe essere la prima, TV 2000. Ugualmente, Augusto Cantelmi TV 2000. Eh, Presidente, parto dalle parole pronunciate dal Papa questa mattina a Santa Marta. Eh, molti poveri, ha detto invisibili, sono della classe media, del ceto medio, e si vergognano. A questi invisibili, a questi nuovi invisibili, frutto della tremenda crisi che stiamo vivendo, quali risposte può dare il governo? State immaginando interventi nell'immediato e anche interventi per il futuro, quando la crisi sarà finita, l'emergenza sarà superata e resteranno soltanto macerie sociali? Ecco, per il dopo è previsto un piano per non rischiare di arrivare impreparati? Grazie. Grazie Cantelmi e mi scuso, eh, mi avevano appuntato male il suo nome. E per quanto riguarda eh, le misure che stiamo adottando, con il decreto di marzo abbiamo ovviamente fatto un primo intervento con varie misure economiche. Eh, adesso interveniamo con questo poderoso strumento, questa potenza, enorme potenza di fuoco per assicurare liquidità alle imprese piccole, medie e grandi. Ovviamente ci sono tante altre disposizioni di natura fiscale per sospendere i termini dei pagamenti e delle varie, dei vari oneri posti a carico dei contribuenti, ma eh, come già anticipato, hanno anticipato anche i ministri, stiamo lavorando anche per un decreto, un intervento molto più corposo da realizzare già questo mese. E questo decreto avrà già un approccio molto più articolato e sistemico per tutte le categorie in sofferenza. Ci rendiamo assolutamente conto che questa epidemia, questa emergenza, non è soltanto sanitaria, già di per sé molto dolorosa, ma è un'emergenza assolutamente di natura economica e sociale ad un tempo. Quindi, stiamo lavorando in questa direzione. E sicuramente, col Decreto di aprile, sarà un poderoso strumento di intervento contenente anche strumenti di protezione sociale, strumenti volti a sostenere le famiglie, i lavoratori, soprattutto le categorie più in difficoltà e eh, tutte le persone che in questo momento sono più vulnerabili. Ma è chiaro che stiamo lavorando contemporaneamente, non possiamo lavorare solo su un fronte e solo in una medesima prospettiva. Quindi l'abbiamo già dichiarato e lo confermo. Stiamo lavorando anche per provvedimenti di più ampia prospettiva, perché come ho detto ci auguriamo che questa Pasqua inizi anche a segnare, non ci illudiamo ovviamente che cambierà tutto, ma eh, vogliamo confidare anche che possa diventare anche il momento in cui una curva epidemica diventi sempre più sotto controllo, se non addirittura discendente e quindi ci consenta di programmare una fase successiva. La fase successiva è quella in cui cercheremo di raccogliere le forze per poi proiettarci verso la rinascita, la nuova primavera. Vogliamo quindi già adesso, e ci stiamo lavorando, predisponendo misure che consentiranno al nostro Paese di poter ripartire con forza, recuperare anche il terreno perduto. E post, eh, perduto e quindi reagire nel migliore dei modi a quella che ha, definita, ha definito macerie sociali oltre che economiche. Veronica Taccini, Post International. Buonasera Presidente, buonasera ai Ministri, alla Ministra la domanda è per lei Presidente Conte. Dunque lei ha inviato oggi una risposta formale al nostro giornale in merito all'inchiesta che abbiamo pubblicato ehm, sulla mancata chiusura in zona rossa dei due comuni di Alzano Lombardo e Nembro. In questa sua risposta a tpi.it ehm, lei sostiene che il governatore della Lombardia, Fontana, avrebbe potuto tranquillamente chiudere a zona rossa. Lei sta parlando di giorni cruciali per il contagio, perché lei sta parlando di giorni dopo il 23 febbraio in cui i dati ISTAT sono impietosi purtroppo, sono dei dati che raggiungono picchi del, di un incremento superiore al più 2000% dei morti. Quello stesso 23 febbraio in cui il governo ha varato un decreto, il numero 6, in cui si dichiarava che tutte le autorità competenti eh, avrebbero dovuto eh, attuare eh, un, tutte le misure possibili di contenimento. Eh, per eh, cercare di limitare il più possibile i contagi, anche nei comuni dove c'è scritto nel decreto, anche nei comuni dove c'era un solo contagio presente. Ecco, ora io le chiedo perché queste forme di contenimento sono state attuate a Codogno e in altri dieci comuni dell'Odigiano e non sono state attuate in Valseriana, ad Alzano e in Nembro? E, perché veramente, e anche voglio chiederle, non pensa, non si è mai pentito di questo ritardo che è avvenuto nella chiusura ehm, a zona rossa e non pensa che questa mancata chiusura sia stata la causa, o almeno una delle cause, di un numero così alto di morti che abbiamo oggi in Italia e se sì, di chi è la responsabilità? Lei non deve rispondere solo a me, Presidente, ma a tutte le famiglie delle 4.500 vittime di coronavirus in Balseriana. Grazie mille. Guardi, come le ha ricordato, di fronte alla richiesta di chiarimento del suo giornale e anche di altri giornalisti, ho, fatto, ho articolato una nota molto puntuale con cui ho risposto, ho ricostruito quei giorni, anche se sono giornate molto impegnative, però mi sono fermato perché giustamente i quesiti che avete posto sono dei quesiti molto delicati, molto complessi. Quindi mi sono fermato per rispondere e ho ricostruito la vicenda dal punto di vista del Governo nazionale. Il, quando c'è stata una prima indicazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico il giorno 3, Vorrei ricordare, credo il giorno dopo, ricordo a memoria, noi abbiamo già attuato una prima misura restrittiva che ha riguardato anche la Lombardia, ma sicuramente di fronte a questa richiesta il giorno 5 per... ho chiesto io stesso, d'accordo con il Ministro Speranza, di articolare meglio le ragioni a supporto di questa richiesta, anche perché avevamo già una situazione in Lombardia in particolare ma anche nelle altre aree limitrofe in quegli stessi giorni, una, una situazione che testimoniava già di un contagio a Bergamo, a Cremona, a tanti altri centri, in tante altre aree, un contagio già diffuso. Di qui la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico di precisare le ragioni di una specifica cintura sanitaria, visto che ci stavamo già orientando col Ministro in, per quei due comuni visto che ci stavamo già orientando rispetto a una misura restrittiva ancora più rigorosa, cioè una cintura rossa per l'intera regione della Lombardia. Il giorno 6 io mi sono recato in protezione civile, dopo aver ricevuto la sera precedente questa relazione più puntuale. Ho discusso, credo di ricordare per ore, con i componenti, con, con i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, e alla fine siamo arrivati alla conclusione che la situazione era tale, il numero dei contagi, che a questo punto si imponeva una zona rossa per l'intera Lombardia. Il giorno 7 sera ho firmato una misura che ha vietato l'ingresso e l'uscita per quelle aree e i trasferimenti interni, quindi una zona rossa per l'intera Lombardia. Per quanto riguarda. La ragione del differente trattamento rispetto a Codogno è che siamo in una prospettiva temporale diversa. Codogno, Vo sono i primi focolai che abbiamo individuato. Li abbiamo subito cinturati in meno di 30-40 ore con zone rosse, mandando evidentemente camion della, delle forze armate e delle forze di polizia. Eh, erano i due focolai che abbiamo individuato all'inizio. Ma di fronte alla situazione che si è prospettata poco dopo, nel momento temporale che le richiama, è chiaro che abbiamo ritenuto che la zona rossa si imponeva per l'intera regione e per le province collegate. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto bene. Noi riteniamo di aver preso questa decisione in scienza e coscienza, ce ne assumiamo tutta la responsabilità, l'abbiamo fatto sempre consultando gli esperti e gli scienziati. Riteniamo con la misura della zona rossa e stessa tutta la Lombardia di avere introdotto una misura ancora più severa, ancora più rigorosa. Ma, ripeto, ci sarà tutto il tempo per giudicare, per chiamarci a responsabilità e le assicuro che io per primo non mi sottrarrò. Adesso è il momento ancora di lavorare, il momento del massimo, della massima determinazione, del coraggio della massima concentrazione negli sforzi per uscire da questa emergenza tutti insieme. Vorrei anche precisare, lei ha ricordato che io nella nota che vi ho inviato ho precisato che il governatore territoriale della Lombardia aveva la possibilità di disporre anche diversamente, non è stato mai a lui impedito di disporre misure più restrittive di quelle da noi assunte. L'ho fatto non per polemica, io mi sono sempre attenuto allo spirito di collaborazione, quindi non ho fatto quella precisazione perché volevo mettere in difficoltà qualcuno. Io mi assumo le mie responsabilità e in questo momento non vado a ricercare le responsabilità di altri, ho bisogno della collaborazione di tutti, governatori e sindaci. Ho risposto a una richiesta di chiarimento. Mi era stata richiesta da un altre, ad altri giornalisti se il governatore della Lombardia poteva assumere misure più restrittive, quali zone rosse o altre. E ho detto che non abbiamo mai impedito ai governatori di assumere ordinanze anche ai sensi dell'articolo 32 della legge 833 del 1978 sul sistema sanitario nazionale. Lo hanno fatto altri governatori, quindi non era una risposta polemica non è una risposta di chi in questo momento vuole imputare o scaricare la responsabilità. Luca Mariani, Agi. Buonasera Presidente. Milioni di italiani hanno presentato con qualche, domanda, do, con qualche difficoltà domanda all'Inps per avere 600 euro o la Cassa Integrazione. Quando riceveranno concretamente i soldi nei loro conti corrente? Poi altra domanda. Oggi, l'Istat ha messo nero su bianco che un terzo delle famiglie italiane non ha un PC. La Costituzione stabilisce che la scuola sia aperta a tutti. Cosa si può fare per aiutare gli studenti nelle famiglie meno benestanti? Grazie. Guardi, per quanto riguarda la prima domanda, tenga conto che. Ci siamo subito adoperati e ci siamo premurati perché tutti possono avere quanto prima, ovviamente, le somme che abbiamo previsto nel decreto di marzo, il decreto Cura Italia. Ora c'è stato, cosa nota, e non possiamo assolutamente negarlo, c'è stato un sovraccarico del sistema informatico dell'Inps, ci eravamo già premurati prima e ci stiamo premurando adesso perché tutto possa svolgersi e possa defluire nel migliore dei modi. Dall'Inps mi assicurano che quanto prima si stanno avvantaggiando per processare le tantissime domande che sono pervenute. Io confido e l'ho detto anche in un post che su Facebook ho pubblicato prima della scadenza, prima che iniziassero ad arrivare le domande. Avevo chiesto a tutti di fare uno sforzo collettivo, a tutti gli enti interessati, affinché queste erogazioni possano avvenire anche prima del 15 aprile. So che stanno lavorando tantissimo, sono fiducioso che questo possa accadere anche prima del 15 aprile. Per quanto riguarda la seconda domanda, certo, io se fosse per me inserirei una modifica costituzionale. E il diritto all'accesso alle reti infotelematiche, quindi la possibilità di collegarsi a Internet, dovrebbe essere ormai un diritto costituzionalmente tutelato. Perché oggi quell'articolo 3 della seconda Costituzione, che fotografa un concetto bellissimo, il concetto della libertà sostanziale, e cioè prevede la, uh, che la Repubblica rimuova. Gli ostacoli affinché tutti possano realmente, concretamente concorrere alla nostra comunità nazionale, da tutti i punti di vista, e quindi possano partecipare alla vita politica, economica, sociale e culturale della nostra Repubblica, ebbene oggi lo strumento di partecipazione più efficace, migliore e concreto è l'accesso a Internet. Quindi dobbiamo sicuramente fare degli sforzi e la ministra Azzolina sicuramente è impegnata in questo perché abbiamo stanziato, ministra, ma lo lascio dirà a te, anche dei fondi per consentire anche alle scuole di poter offrire eh, delle reti infotelematiche anche a tutti gli studenti. Sì, sono stati stanziati 85 milioni di euro, di cui 70 milioni dedicati proprio ai device. Noi come Ministero dell'Istruzione abbiamo condotto un monitoraggio. Questi soldi tra venerdì scorso e oggi sono già nelle casse degli istituti scolastici e li spenderanno proprio per l'acquisto di tablet, l'acquisto di PC per tutti gli studenti meno abbienti, proprio perché, come abbiamo detto prima, il diritto all'istruzione debba essere costituzionalmente garantito. E adesso abbiamo Janina Landau di Class CNBC Milano Finanza. Sì, buonasera Presidente. Allora, parto dal decreto liquidità. Eh, le aziende come e quando si potranno eh, rivolgere a voi? Quali saranno i format per richiedere questi soldi? La seconda è: le imprese italiane chiedono di impostare subito la fase 2. Eh, quali saranno le priorità e le regole per riaprire, penso ad esempio subito alla scadenza quella del 13 di aprile? E poi, un'ultima domanda sull'Europa, una domanda secca. Meglio Eurobond o MES? Le provoca, vedo eh. allora. Per quanto riguarda la prima domanda, farei rispondere al Ministro Gualtieri e al Ministro Patuanelli perché qui abbiamo due strumenti per erogare liquidità a favore delle imprese e quindi eh, vorrei che tutti e due potessero rispondere. Sì, il Fondo centrale di garanzia per le PMI, le partite IVA e i lavoratori autonomi è già in funzione, sta già operando e con questa ulteriore iniezione di risorse, semplificazione delle procedure. E eh, alzamento del livello della garanzia eh, accelererà ulteriormente eh, il proprio eh, attività di, di azione. Poi su questo dirà, dirà il Ministro Patonelli. Il nuovo strumento, quello gestito da SACE, sarà operativo in pochi giorni. Eh, stiamo già mettendo in campo una task force integrata col sistema bancario e con SACE per immediatamente rendere operativo questo strumento di garanzia. Quindi contiamo che in pochi giorni sia possibile, già attraverso il sistema bancario, poter usufruire di questo potente strumento di sostegno alla liquidità. Sì, come giustamente ha detto il Ministro Gualtieri, il Fondo centrale di garanzia è uno strumento già operativo. Eh, la possibilità del, per lo Stato di eh, elevare la garanzia e soprattutto per le parti in cui la garanzia è elevata al 100% consentirà eh, all'istituto di credito di erogare il finanziamento. Parlo di quella parte, ad esempio, fino ai 25 euro eh, in modo diretto senza neanche attendere l'ok ok dal Fondo centrale, perché è, è un mero automatismo. Per cui basterà dimostrare di avere i requisiti, cioè di avere una partita IVA e il fatturato. Eh, ultimo fatturato, l'ultima eh, dichiarazione di redditi eh, presentata o eh, l'ultima eh, dimostrazione del pagamento eh, delle imposte. Eh, in questo modo automaticamente la banca farà semplicemente l'anagrafica ma sa già e non deve attendere l'ok ok dal fondo centrale di garanzia perché la garanzia è automatica. È chiaro che essendo la garanzia prestata sul 100% dell'importo, parlo appunto per eh, la parte fino a 25%, Mila euro eh, la procedura anche di valutazione della banca non c'è perché eh, la garanzia è prestata direttamente dallo Stato, quindi non si deve fare un merito eh, creditizio sul cliente. Eh, per quanto riguarda invece la risposta sulla fase 2, cosa succederà dopo il 13 aprile, abbiamo già detto non siamo in condizione di anticiparlo perché costantemente ci eh, confrontiamo con eh, gli esperti, gli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico e in questo momento ci riserviamo ovviamente in questi giorni di eh, seguire un attimo con loro qual è l'evoluzione della curva epidemiologica e ci riserviamo qualsiasi valutazione. Posso dire che la nostra saremmo i più felici se potessimo allentare qualche misura quanto prima possibile. Dire però fissare una data oggi di quando questo avverrà significa evidentemente anticipare qualcosa priva di senso, priva di fondamento. Non è questo il nostro metodo. Sicuramente dovremo continuare a rispettare le regole sulle distanze e dovremo continuare a fare sacrifici ancora per un po'. Detto questo. Quando ovviamente ci saranno queste misure di, eh, di, eh, di allentamento così, della fase più restrittiva, verranno ancora più in evidenza. Questo è facile dirlo. Protocolli ovviamente di sicurezza a tutti i livelli, sia per quanto riguarda il fatto di eh, camminare per strada, sia per quanto riguarda la possibilità di prendere un mezzo di trasporto, sia per quanto riguarda ovviamente la possibilità di. Spostarsi in luoghi di lavoro. Ricordo peraltro che abbiamo già adottato con tutte le parti sociali un protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro che è già molto rigoroso e che ci tornerà molto utile. Già oggi viene applicato in molte aziende, quelle che ovviamente sono aperte per garantire servizi essenziali. Dico alla fine, eh, rispondo alla sua ultima provocazione: MES, no. Eurobond sicuramente sì. Il MES è uno strumento, abbiamo ripetuto, assolutamente inadeguato. Gli Eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, una risposta efficace, adeguata all'emergenza che stiamo vivendo. Su questo io e il Ministro Gualtieri siamo pienamente d'accordo, anche se qualche volta qualche ricostruzione, qualche retroscenista mira a offrire una rappresentazione diversificata delle nostre posizioni. Aggiungo che quando abbiamo iniziato a discutere a livello europeo in questa direzione, alcuni, non il Ministro Gualtieri, ma alcuni anche nel dibattito, mi hanno suggerito di non fare questa battaglia, perché è una battaglia che appariva assolutamente futuribile, avveniristica, non realistica. La verità è che quando si difende il proprio Paese non si fanno calcoli. Io so, sono convinto, lo dico con tutta la responsabilità e la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi e vedremo alla fine la storia quale piega prenderà. Grazie.